Ma non siamo sicuri che oggi sia veramente una bella pagina per la democrazia a Parma. I cittadini non hanno risposto immediatamente alla petizione, hanno avuto voglia di essere coinvolti, di conoscere le sorti di questo bene comune fortemente identitario per la città. E quindi secondo noi è un passo bello di per sé, a prescindere da quanto si potrà ottenere. Pur tuttavia, ovviamente, l'intento è quello di ottenere qualcosa. Innanzitutto un ascolto che sia generale, cioè nel senso che possa dare delle risposte univoche e di tutta l'amministrazione, non parcellizzata in risposte date, risposte negate, rimpalli fra le varie amministrazioni, i vari assessorati. E inoltre tengo a dire che fisicamente andremo su al Comune di Parma, ma è un gesto anche simbolico per un altro organo che non è più cittadino, ma è nazionale, è la sovrintendenza. Perché noi stiamo parlando di un bene non qualsiasi, è un bene tutelato dallo Stato italiano attraverso il proprio ministero. Quindi ci aspettiamo, visto che come tutti i gesti e gli atti che vengono fatti all'interno di un bene tutelato dalla sovrintendenza, che questa, come ci auguriamo, svolga per noi cittadini che lo chiediamo una vera funzione di controllo e quindi ci dia una risposta anche proprio a livello su un piano più alto di questo progetto di restyling che nella sostanza formale e anche nelle intenzioni di modi d'uso noi non accettiamo.